Mi ricordo la villa Ambra a Poggio a Caiano. Ci andavo da piccola. Appoggiata da una parte al Montalbano, sorride dall'altra alle cascine di tavola. Lorenzo la comprò dai rucellai. Era un rudere. E la volle così bella che il San Gallo ci spese la salute per costruirla e non ci riuscì. Pronto? Pronto, Giuliano? Giuliano, ascolta, qui c'è un problema. I lavori devono essere... Giuliano, tu sai benissimo che io non sto bene. Devono essere ultimati i lavori qui a Poggio a Caiano, è chiaro? Giuliano, guarda, davvero no. Va bene, ciao. Dove l'hai trovata? È mia, ridammela, me l'ha data il babbo, è mia. Ah, con questo babbo, non più, adesso Piero. È mia. No, ridammela. Non far piangere tuo fratello. Babbo! Venite. Sei il solito frignone, fanno bene a farti cardinale. Ti piace il terrazzo? Nei giorni di tramontana si vede anche il cupolone del Brunelleschi. Frignone! Guarda come la sta costruendo Giuliano. Chi è Giuliano, babbo? È San Gallo, la nostra archistar. È quel signore buffo che hai visto ieri con tutti quegli aiutanti, ti ricordi? Piero dice che non sarà mai finita. Tu la finirai, Giovanni. Tu la finirai. E sarà bellissima. Affrescata dai più bravi pittori. Arredata con i mobili più pregiati dai più bravi artigiani. Giovanni, ricordati. Quelli dal sangue blu ci guarderanno sempre dall'alto in basso e sputeranno sui nostri successi. Ed è per questo che ci serve arte e bellezza. Perché fanno bene all'animo e perché insieme alla ricchezza cancellano i pregiudizi. Che cosa sono i pregiudizi, babbo? I pregiudizi. Lorenzo il Magnifico morì. E Piero, che era un inetto, distrusse tutto quanto suo padre aveva fatto. Mandò in rovina la signoria e lasciò in abbandono la villa. E chi la finì? Giovanni, da papa, come aveva detto Lorenzo. Beh, certo, Piero si sentiva inadeguato. Lorenzo, inarrivabile per genio e per saggezza. Giovanni, così incline ai piaceri della vita, anche freddo, calcolatore. E Piero cercava di emulare questi due grandi uomini, senza riuscire a capirli,
senza amore, solo con invidia e risentimento. E per far più di loro esagerava. E questa fu la rovina dei Medici e di Firenze. Si fece persino prendere in giro da Carlo VIII. Acconsentì a che passasse con le truppe dalla Toscana e poi dovette prostrarsi ai suoi piedi perché non saccheggiasse Firenze. E meno male che dopo poco tempo Giovanni venne fatto papa, altrimenti noi Medici saremmo ancora in esilio. Eh sì, Papa Leone X, pure papi siamo stati noi Medici. Santità. State pregando. Non dite stupidaggini, Giulio. Il maestro Sanzio. Dite a Raffaello di tornare domani sera. Siamo troppo stanchi. Il maestro non gradirà. Con voi è tutto ossequioso, ma sapeste le storie che fanno. Che gli si seccano i pennelli, che la luce non illumina più i tessuti come prima, che perde l'ispirazione. Preferirei far guerra alla Francia piuttosto che contrariarlo. Badate a non contrariare noi, piuttosto. Se mai sarete papa, potrete fare di testa vostra. Siete forse preoccupato che non finisca in tempo per il matrimonio di nostro nipote? È forse colpa nostra se Sua Santità non può andare di persona a Firenze. No, Santità, volevo dire... Con tutto il dispiacere che ci arreca star lontano da Firenze. Anche vostro nipote ne sarà dispiaciuto. Che volete che ce ne importi di quel babbeo? Il nostro unico interesse era di andare a Poggio a Caiano a vedere a che punto sono i lavori. Voi lo sapete che quel luogo ci dà più conforto di ogni altro. Anche se ci riporta alla mente quello sciocco di nostro fratello Piero. Ecco, proprio questo. Questa tua faccia posata che mi infastidisce più di tutto. Io sono il maggiore e tu il secondogenito. Mettitelo in testa. Piero, ti prego, fermati. Che stai facendo? Perché siamo venuti fino a Poggio? Cerco una cosa importante. Che cosa ci sarà mai di più importante della nostra salvezza? Cose mie. Quando fai il bambino, che nervi. Ti sembra il momento? Io sono il bambino scemo di casa, no? Lo diceva sempre il nostro magnifico padre. Solo a te pensava. Anche in punto di morte di te ha domandato. Ci hanno già cacciati 50 anni fa da Firenze. E tu sai che vergogna sia stata per Cosimo e la famiglia tutta.
al Savonarola. Basta poco. Basta lusingarlo un po', quel frate. Dai un segno alla città. Smentisci almeno le voci che circolano, cosa ti costa? Pure l'avevo messa qui, da qualche parte. Piero! Quali voci circolano? Lo sai benissimo, in primis che quelle di Carlo VIII sono promesse vane. E poi che te ne stai in via larga a sperperare soldi in vestiti e donnacce. Sei invidioso, eh? Sei invidioso che il tuo abito non te lo permetta? Se fosse dipeso da me, mi sarei dedicato a tutt'altro, lo sai bene. A che cosa? Ai bei ragazzi? Smettila, sono pur sempre un servo di Dio, un po' di rispetto. Dovrei essere io a portare più rispetto al tuo abito di quanto non faccia tu. Mi dai il vomito. Fai visita al Savonarola. Non vedi che sta izzando i fiorentini contro di te? Ma quanto la fai lunga? Carlo VIII arriverà su un cavallo bianco e salverà i medici. Vivremo tutti felici e contenti. Piero, sii serio per una volta. Piero, fermati. Piero, guardaci. Guardaci, ladri nelle nostre stesse case. Se continua così, che cosa ci metteranno i nostri cugini a dar nuova linfa alla Repubblica? Megalomane del cavolo. Eccola. È per questa che mi hai fatto correre come un forsennato. È per questa che mi hai fatto venire fin qui. Questa è mia. Sì, te l'ha regalata il tuo bambino, caro. Te l'ha regalata il tuo bambino, caro. Giulio. Trovate i pittori più bravi e talentuosi del momento. Raffinati. Raffinati. Devono essere. Vogliamo completare la villa con un ciclo di affreschi. Una storia grandiosa. La grande storia dei Medici. Prima la nostra cacciata. Poi il rientro trionfale, uno sulla vita campestre. Sì, sì, tanto cara a nostro padre. Più bello della volta della Cappella Sistina del Michelangelo dovrà essere il nostro salone. A Michelangelo. A Michelangelo rifacciamo fare questi affreschi. Giovanni, il buon Arroti sta lavorando alla facciata di San Lorenzo, non può. E poi... siamo in un momento delicato. Le finanze della Santa Sede. Lo sa il Signore quanto è caro quello scalpellino, come lo chiamava vostro fratello Piero. E poi... la nuova maniera di dipingere non si addice ad una residenza di campagna. Avete ragione. Del Sarto, allora. E quel suo allievo tanto carino, come si chiama? Pontormo. Pontormo.
Loro forse sì. Anche il Franciabigio dovrebbe essere disponibile. Sì. Sì, va benissimo. Adesso lasciateci riposare. Lorenzo, ora so